No, certamente noi siamo assolutamente garantisti, riteniamo che un avviso di garanzia sia uno strumento a favore dell'indagato e non invece una condanna già di terzo grado, e diffidiamo da una certa antimafia che in Sicilia ha costruito rapide e significative carriere, come ha detto anche l'amico Giovanni Donzelli. Attenzione, mi torna in mente Leonardo Sciascia, che certamente di destra non era, il quale diceva: bisogna stare attenti dalla mafia dell'antimafia. Io ho paura quando mi incontro di fronte a una persona che parla sempre di antimafia, sempre di legalità, che prende le distanze, che ti guarda con occhio, lo sguardo torvo e minaccioso, è come se fosse un superuomo. Come se tutti gli altri non fossero talmente incontaminati da meritare la sua confidenza. Buona parte di questa gente è finita in galera perché erano marci. E allora l'antimafia va predicata e praticata con sobrietà, con eleganza, senza farne un costante riferimento, perché parlare sempre di antimafia significa anche offrire esempi ai giovani, proprio perché la mafia è diventata invisibile, si è naturalizzata, si è neutralizzata e quindi non spara più e diventa ancora meno pericolosa nel contesto dei ragazzi. Alla domanda: la mafia è pericolosa? 5 su 5 rispondono molto meno. È un segnale allarmante. Ecco perché io non mi stanco di riproporre, ma l'ho detto anche al governo, parlando col collega Piantedosi, davanti alla Presidente del Consiglio, serve una modifica per rendere impermeabili i comuni, gli enti locali, le ASL, le aziende sanitarie, tutti gli enti che erogano denaro pubblico e che diventano il primo obiettivo per il potere mafioso. Per quanto ci riguarda, siamo tranquilli, abbiamo una lunga tradizione. I governi di centrodestra, quelli degli anni 2001 e quello attuale, sulla lotta alla mafia, come è stato detto, non ha nulla da imparare.